Che fine ha fatto Sabretooth alla fine del primo X-Men del lontanissimo 2000? Vi rinfresco la memoria. Gli X-Men entrano nella Statua della Libertà per fermare il malvagio piano di Magneto, ma vengono sorpresi dalla confraternita dei mutanti malvagi. Dopo aver sconfitto Mistica e Todd, Wolverine si lancia in uno scontro corpo a corpo contro il potentissimo Sabretooth. Grazie all'aiuto combinato di Ciclope e Jean Grey, il mutante viene scaraventato fuori dalla Statua della Libertà e da quel momento in poi non abbiamo più sue notizie. Nei film successivi vediamo una versione differente del personaggio, ma quella della trilogia originale non appare più. Ho sempre pensato che ci lasciasse le penne nella caduta, ma grazie a questo fumetto ho scoperto che non è così. Si chiama X-Men 2 Preludi e ci mostra che cosa succede tra il primo e il secondo capitolo della trilogia. Ha due storie all'interno, una dedicata a Wolverine, dove scopriamo appunto che Sabretooth è sopravvissuto, e una dedicata al passato di Nightcrawler, al suo incontro con Stryker e alla sua carriera nel circo. La storia di Wolverine è carina, senza infamie e senza lode. Quella di Nightcrawler invece l'ho trovata interessante e toccante, soprattutto perché il personaggio appare veramente pochissimo nei film. Insomma, se volete scoprire che cosa hanno combinato questi personaggi tra le due pellicole, vi consiglio assolutamente questa lettura. In Italia è uscito come Marvel Mega 26 nel 2003, e visto che le storie non sono mai state ristampate, è reperibile solamente usato su eBay o Vinted. Ho guardato i prezzi, si aggirano tutti quanti intorno ai 3,50€, quindi super accessibili. Se volete una mano a cercare questo fumetto, nella mia bio trovate il link per accedere ai canali Telegram. Nelle prossime ore condividerò un paio di annunci molto convenienti sul canale Offerte Marvel. Buona lettura e mi raccomando, se avete già letto questo fumetto, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate.